Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci live sia sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023 che, come da un po' di tempo a questa parte, anche in diretta contemporanea sul nostro canale YouTube Centro Studi Piero Calamandrei. E dicevo, siamo qui collegati, siamo live con una nuova puntata della nostra rubrica webinar. Nell'attesa che le persone possono giungere alla nostra diretta, che quindi un po' di collegati ci raggiungano, io procederei in questo modo, elencando quella che è la programmazione della settimana Centro Studi Piero Calamandrei. Come sempre, devo dire, una programmazione ricca di eventi. Infatti, vi ricordo che tra poco, tra qualche ora, giusto tra qualche ora, alle ore 19, ci sarà anche una nuova diretta, un nuovo webinar tenuto dalla dottoressa, dall'avvocato Federica Posta, la dottoressa Cecilia Piccolo, e con ad oggetto la punibilità del reo tra trattamento sanzionatorio e penitenziario. E poi ancora, come altri appuntamenti, vi ricordo aggiornamenti giurisprudenziali che si terrà domani sera alle ore 21, poi ancora sabato la tripletta di dirette con ore 13:30 la diretta di risoluzione tema del nostro corso di magistratura e poi alle ore 15 invece la diretta di risoluzione tracce del corso esame avvocato e alle ore 17 invece la consueta diretta per quanto riguarda il format dedicato ai concorsi pubblici. Questa è la programmazione, come avete avuto modo di insomma, sentire, di ascoltare, ricca di eventi. Chiaramente, se non siete riusciti ad appuntare tutti gli eventi che vi ho elencato, basta che vi recate sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023 qui e troverete il post riassuntivo appunto degli appuntamenti di questa settimana. Allora, inizio a leggere un po' di commenti. Buonasera a Mary, buonasera a Gaetano, ad Annalisa, a Giovanna, ad Emanuela, Federica e a Lucia. Allora, entrando nel vivo di questa diretta, quindi adesso che un po' di persone si sono collegate, annunciamo che l'ospite istituzionale di questa puntata, ossia il vice ministro della giustizia, senatore Francesco Paolo Sisto, oggi non potrà essere qui con noi perché ha avuto impegni istituzionali che hanno impossibilitato, ecco, la sua partecipazione. Ricordo che il viceministro è stato già nostro ospite e è qua, ci ha raccomandato poi chiaramente che tornerà ad essere ospite il prima possibile. Quindi il webinar specificamente dialogo istituzionale con il viceministro è soltanto rimandato. Chiaramente non cambia l'oggetto di questa diretta, di questa puntata, perché noi parleremo ugualmente del tema ad oggetto appunto della diretta, ossia della modalità dell'esame di avvocato e in particolare del tirocinio forense obbligatorio, e lo faremo proprio con il direttore scientifico della nostra scuola, con l'avvocato Alessio Savarese, che ricordo in questo è anche, diciamo, come dire, ricopre un ruolo ben specifico, una propria istituzionalità, in quanto è delegato al Congresso Nazionale Forense. E quindi avrà modo di chiarirci un po' le idee, di chiarire un po' i punti per quanto riguarda in particolare il tirocinio forense obbligatorio e poi successivamente la modalità dell'esame di avvocato, magari quella attuale, e quale può essere, quali sono le prospettive future appunto delle prossime modalità dell'esame di avvocato. A questo punto io mi taccio e passo la parola direttamente all'avvocato Alessio Savarese. Prego. Grazie Giusy, fai sempre una presentazione impeccabile e tra l'altro saluto tutti gli studenti presenti e anche quelli che rivedranno questa diretta perché ricordiamo sempre che questa diretta può essere rivista su tutti i nostri canali social. Oramai stiamo in mondovisione su Facebook, YouTube, Instagram, sul nostro sito, addirittura si parla di WhatsApp, tra poco a breve andremo anche su TikTok, chi lo sa. Oramai siamo ovunque, però il messaggio è questo, che comunque più diamo la possibilità di rivedere queste dirette,
più diamo la possibilità di informare i nostri studenti sia sulle nostre attività, ma soprattutto su quelli che sono i cambiamenti da un punto di vista di diritto che riguardano la nostra scuola, ma anche i nostri corsi, non solo i nostri corsi, ma anche i concorsi. Anche perché prima di entrare nel vivo della diretta di oggi, dove parleremo di due argomenti importanti, che sono la modalità di svolgimento dell'esame di avvocato, che un po' riguarda gli studenti che devono affrontare il prossimo esame, ma anche il cosiddetto tirocinio obbligatorio forense, quindi questi corsi obbligatori che sono previsti per coloro che si sono iscritti alla pratica a partire dal 1 aprile del 2022, quindi dopo il 1 aprile del 2022. Quindi, prima di entrare nel vivo degli argomenti, anzi approfitto anche per dire a chi ci sta seguendo che laddove ci siano delle domande specifiche potete fare tranquillamente i vostri commenti, poi la nostra cara Giusy avrà l'onere e l'onore di leggere i vostri commenti. Detto questo, quali sono innanzitutto i corsi che la scuola attualmente sta offrendo alla nostra platea di studenti? Noi stiamo preparando per i corsi di preparazione dell'esame d'avvocato, sia per la prima che per la seconda prova. Stiamo in questo caso anche preparando i corsi obbligatori per il tirocinio forense, quindi quello proprio previsto dalla normativa attuale, cioè la legge 31 dicembre 2012 numero 247 articolo 43, che oggi prevede che per fare l'esame d'avvocato è necessario appunto avere questa certificazione obbligatoria di questi corsi che consentono la possibilità di fare l'esame. Quindi la scuola, proprio di recente, la scuola Calamandrei con la scuola del Foro Europeo farà partire appunto questi corsi di preparazione. Faremo addirittura un open day, segnatevi questa data, tanto faremo pubblicità a palla, come si dice, dalle nostre parti. Ci sarà un open day sabato 20 maggio a partire dalle ore 10. Questo open day sarà sia online che fisico, quindi lo terremo sia fisicamente nella nostra bellissima sede a Napoli, al centro direzionale, quindi sarà anche il primo momento di incontro dove avremo l'occasione di pubblicizzare questa sede e poi, come sempre, su tutti i nostri canali social. Quindi i corsi di preparazione della scuola si concentrano principalmente nel ramo giuridico, quindi sul corso di preparazione d'esame d'avvocato, prima e seconda prova, con i corsi relativi al tirocinio obbligatorio forense. Tra l'altro stiamo anche chiudendo le iscrizioni, ricordiamo, entro la data del 10 maggio per perfezionare tutte le iscrizioni per il corso relativo al tirocinio obbligatorio forense. Invece, per quanto riguarda il corso d'esame d'avvocato della prima e la seconda prova, non ci sono termini e scadenze e quindi potete iscrivervi quando volete. A questo segue poi il corso di preparazione al concorso in magistratura. Anzi, ne approfitto per fare un in bocca al lupo ai nostri studenti che andranno in questi giorni, se non erro dovrebbero essere sicuramente 18-19, non ricordo se anche il 17, ma penso di sì, o il 20, però quindi parliamo della prossima settimana e quindi faccio anche un in bocca al lupo a tutti i nostri studenti che ora andranno a fare il concorso in magistratura. Tra l'altro si vocifera di un nuovo concorso in magistratura nel 2024, anche nella magistratura tributaria, cara Giusy, sono tanti gli studenti che ci stanno contattando e che vogliono prepararsi con la nostra scuola. Poi non ci dimentichiamo che ci sono tutti i corsi di alta formazione giuridica, quindi i corsi come GDPR privacy, come inglese giuridico, come diritto di famiglia, il corso diritto dell'immigrazione, sono tutti corsi che rientrano nel pacchetto della nostra scuola e che fanno parte appunto dei corsi in ambito giuridico. Poi abbiamo i corsi di preparazione nei concorsi pubblici, sicuramente tra questi rientra il corso di preparazione di SGA, ufficio del processo. Stiamo attendendo tutto il concorso in Regione Campania, ma già ci stiamo preparando, che è uno dei concorsi più attesi soprattutto per i campani, quindi noi facciamo preparazione
per tutti gli enti, quindi regioni, comuni, le ASL, forze dell'ordine, polizia, carabinieri, finanza. E poi tra questi sicuramente ci sono i concorsi come INPS e INAIL. Quindi la scuola prepara un po' per tutti i concorsi pubblici e a questi pacchetti poi si abbinano i corsi che rilasciano certificazioni e che servono ovviamente ad aumentare il punteggio in ambito dei concorsi pubblici, come i corsi relativi alle certificazioni linguistiche, il B2, il C2, o i corsi relativi alle certificazioni informatiche, che possono essere ovviamente i pass e tablet. E alla fine di questo percorso abbiamo il pacchetto universitario di master. La scuola è un polo universitario, quindi ha tutta un'area dedicata alle facoltà come giurisprudenza, economia e tutte le altre. Ora non ricordo, sono talmente tante. Io come direttore dovrei venire qua e stare tipo mezz'ora solo a parlare di tutti i corsi che la scuola offre. Quindi faccio un'introduzione in generale e vi invito a visitare il nostro sito centrostudipierocalamandrei.it, dove lì troverete di tutto e di più. Quindi, chiuso il capitolo sui corsi, io non so se Giusy mi vuoi fare tu delle domande o procedo io a ruota libera. Sì, faccio io le domande. Allora, come detto anche, diciamo, in apertura poi di questo webinar, in effetti il tema il focus ad oggetto di questa diretta rientra e si incentra principalmente su due tematiche, ma partiamo dalla prima, partiamo proprio dal tirocinio forense, perché questo non è chiaro ai tanti studenti, soprattutto neolaureati. In che cosa consiste questo tirocinio forense obbligatorio? Spesso mi viene chiesto, ma è sostitutivo della pratica presso il Dominus? Come funziona, e quanto dura? Quindi questa è la domanda che rivolgo. Allora, ti dico subito, il tirocinio forense obbligatorio, noi l'abbiamo definito così. In realtà sono corsi obbligatori introdotti con l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, numero 247, che istituiscono una sorta di, definiamo la condizione di procedibilità, per parlare in termini di diritto, su quello che poi sarà l'esame d'avvocato. Cioè, una volta che si laurea in giurisprudenza, quindi andiamo proprio all'apice, no? Un laureato in giurisprudenza che vuole sostenere l'esame d'avvocato, che deve fare oggi, attualmente? Deve praticamente innanzitutto trovare un dominus e iscriversi nel registro dell'albo dei praticanti. Tra l'altro ci sono alcune università che hanno delle convenzioni con gli ordini che hanno la possibilità anche di anticipare il periodo della pratica prima praticamente di laurearsi. E anzi, vi invito a farlo perché sicuramente oggi con questo tipo di disciplina, con questo tipo di organizzazione, è molto utile anticiparsi, perché che cosa accade ora? Che tra il periodo di frequenza obbligatoria dei corsi post laurea, che quindi sono questi corsi obbligatori del tirocinio forense, e le date che verranno messe per l'esame d'avvocato e le date di fine pratica forense, potrebbe accadere che magari per un mese, 2 mesi, i ragazzi non vanno a sostenere l'esame. Quindi io consiglio vivamente a chi ha l'opportunità e la possibilità di anticipare la pratica già durante il periodo universitario. Ma ritorniamo alla domanda chiave. Cosa sono questi corsi obbligatori? E allora, in riferimento alla normativa che ho citato, l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, numero 247, quindi andatevela a vedere da buoni studenti, che cosa ci dice? Che tutti i tirocinanti iscritti dopo il 1° aprile 2022, questa è la data, 1° aprile 2022, devono frequentare un corso di durata minima non inferiore a 160 ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei 18 mesi del tirocinio. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che nel periodo in cui il laureato si iscrive al registro dei praticanti avvocati e dovrà
effettuare la pratica dei 18 mesi, quella non è cambiata in parte, su alcune cose poi vedremo anche quella è andata a cambiare, parallelamente alla pratica d'avvocato dovrà anche frequentare questi corsi obbligatori che devono essere distribuiti in 160 ore. Ora, ogni ente, che sono poi le scuole forensi o enti riconosciuti, accreditati dal Consiglio Nazionale Forense o anche le stesse scuole di specializzazione per le professioni legali, hanno una loro organizzazione. Per esempio, già vi anticipo che noi come scuola Centro Studi Calamandrei, in convenzione con in questo caso la scuola del Foro Europeo, noi strutturiamo i nostri corsi in 3 semestri. In 3 semestri suddivisi rispettivamente in 6 mesi, dove naturalmente all'interno di queste lezioni noi abbiamo un numero di lezioni da fare online e un altro numero di lezioni da fare in presenza, che è un po' poi la struttura e l'organigramma che il Consiglio Nazionale Forense oggi prevede. Quindi, ricapitolando, questi corsi innanzitutto hanno frequenza obbligatoria, quindi li dovete fare per forza, non ve li potete scappottare, come si diceva all'università. E questi corsi hanno una parte sia in presenza e una parte sia online. Ovviamente sono corsi di cosa? Di cucina? Cotto e mangiato? No, sono corsi dove vengono sicuramente insegnati quelli che poi sono gli argomenti e le tecniche da affrontare per l'esame da avvocato. Al termine ovviamente di questi corsi, quindi di questi semestri, verrà poi rilasciata una certificazione con la quale il praticante avvocato potrà poi sostenere l'esame d'avvocato. Quindi diciamo che, ricapitolando, oggi viene prevista una preparazione ufficiale all'esame di Stato d'avvocato, che è riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense e che prevede una frequenza obbligatoria. Il consiglio che posso dare a tutti coloro che oggi si laureano in giurisprudenza di cercare di informarsi subito nell'iscrizione a questi corsi, perché, come ho detto all'inizio, potrebbe verificarsi l'ipotesi che addirittura per un giorno, 2 giorni o 3 giorni di ritardo nell'iscrizione si può slittare quella che è la data d'esame. Questa è un po' la risposta a questa nuova modalità di formazione, ripeto, obbligatoria, che oggi prevede il nostro Consiglio Nazionale Forense per tutti coloro che vorranno sostenere l'esame di avvocato. Quindi la Scuola Calamandrei poi è molto felice di aver sposato questo progetto importante con la Scuola del Foro Europeo. Noi faremo questo bellissimo Open Day sabato 20 maggio, aperto a tutti come questa lezione, quindi assolutamente gratuito, dove spiegheremo come sarà strutturata la nostra scuola e con l'obiettivo ovviamente di dare anche un senso pratico, un senso di servizio effettivo. Questo è un messaggio che voglio dare come direttore, cioè non deve essere il solito messaggio io lo devo fare perché è obbligatorio. Sicuramente questo è fondamentale, perché il foglio di carta verrà dato per dare la possibilità a chi partecipa alle nostre lezioni di poter poi, come dire, fare i corsi, no? E di poter sostenere l'esame d'avvocato. Però noi vogliamo anche darvi una praticità, un senso vero e proprio pratico, e questo è molto importante, perché ricordo che la nostra scuola rientra tra le prime in Italia proprio con la più alta percentuale di studenti promossi per l'esame d'avvocato. Tanti li vedo collegati oggi, li saluto con affetto, e quindi noi vogliamo assolutamente mantenere lo stesso standard anche per questo corso, e quindi sarà veramente una bellissima esperienza nuova, dove associeremo all'obbligatorietà che il Consiglio Nazionale Forense ci dà al nostro metodo vincente, che poi fa la differenza. Infatti non a caso poi abbiamo una convenzione anche con il nostro corso standard di avvocato, e anche quello poi ne parleremo.
Allora, grazie per la prima risposta super esaustiva. Sono giunte anche delle domande a tal proposito. Giovanna, infatti, chiede più nello specifico questi corsi, e quindi praticamente i corsi che poi organizzeremo noi appunto con la Scuola Foro Europeo, come saranno in effetti svolti, quale sarà un po' l'andamento di questo percorso formativo obbligatorio che d'ora in avanti porta avanti, appunto, sposa anche il Centro Studi Programma Andrei. Allora, innanzitutto ciao Giovanna, scusami, è più forte di me, io poi ti rinnovo sempre gli auguri per l'esame d'avvocato, perché poi Giovanna è una rappresentazione ed è un esempio di tenacia, forza, entusiasmo che contraddistingue poi uno studente quando affronta un percorso con una scuola e tra l'altro lei è entrata nel vivo e nel pieno in quello che è lo stile Calamandrei, il messaggio che la scuola dà. Quindi sono veramente contento che seguendo il nostro corso sia riuscita a superare l'esame d'avvocato e sono convinta che sicuramente sarà un grande avvocato perché Giovanna, al di là del titolo, te l'ho sempre detto, sono le persone che fanno i titoli e non sono i titoli che fanno le persone, e tu sei una grande persona. Detto questo, ovviamente non mi ha pagato Giovanna, l'ho fatto con il cuore. Vi rispondo alla domanda che fa, cioè come sono strutturati questi corsi, giustamente le lezioni. Come dicevo, le lezioni sono distribuite in 160 ore, che a loro volta vengono suddivise in 18 mesi. Quindi immaginate questi 18 mesi divisi in 3 semestri, dove in questi semestri avremo un calendario di lezioni. Ovviamente la prima domanda che qualcuno mi dice è: avvocato, ma se non riesco a partecipare a quella lezione la posso recuperare? Perché sapete benissimo che c'è un monte ore da rispettare. Ovviamente la risposta è sì, noi già abbiamo programmato delle lezioni di recupero per chi non è in grado di partecipare a quelle lezioni. E oltre a questo, ovviamente il calendario delle lezioni noi lo invieremo a chi decide di iscriversi al nostro corso, alla nostra scuola. Tra l'altro ci sono delle lezioni che devono essere seguite in presenza e altre che devono essere seguite invece telematicamente. Posso poi anche dire che abbiamo anche studiato degli elementi importanti che servono a migliorare anche un po' e a facilitare i nostri studenti a seguire le lezioni, quindi ci teniamo tantissimo poi a creare una situazione anche di comodità per chi lavora, per chi comunque durante la settimana ha difficoltà anche a seguire i nostri corsi. Quindi abbiamo distribuito, secondo quanto previsto dalla normativa ufficiale, il calendario delle lezioni sia in presenza e sia ovviamente online. Perfetto, e ci sono anche dei servizi aggiuntivi che offrono questi corsi di formazione presso il Centro Studi Programma Andrei? Allora, sì, ci sono dei servizi aggiuntivi. Allora, partiamo dal presupposto che noi dobbiamo fare una distinzione. Il Centro Studi offre da una parte il suo corso standard, il corso di avvocato, quello che conoscete un po' tutti, ad esempio Giovanna è l'esempio lampante che l'ha superato insieme a tantissimi altri studenti, dove noi lo riproponiamo. Il corso standard è il corso che ovviamente prevede 2 lezioni settimanali, il servizio del tutoraggio H24, perché voi sapete benissimo che noi ci teniamo a far sì che i nostri studenti abbiano la possibilità di essere seguiti a 360 gradi, quindi anche al di fuori delle ore di lezione, proprio perché la lezione non finisce il sabato, la lezione è tutti i giorni. Se uno studente deve chiedere un chiarimento, ha bisogno di aiuto, deve avere una persona che lo risponde. E poi c'è il materiale didattico, questa è una cosa che noi offriremo ovviamente ai nostri studenti, lo faremo anche nei corsi relativi ovviamente al tirocinio obbligatorio forense, e poi una limitazione dei posti, questo ci tengo tanto a dirlo. Bisogna evitare
queste aule caotiche, affollate, dove poi alla fine se uno vuole fare una domanda non ha manco la possibilità di poter parlare con il docente. Quindi preferiamo avere un numero ridotto di studenti, ma garantire qualità ed efficienza alla nostra didattica. E questo ovviamente è il nostro corso standard, che ovviamente sarà poi improntato anche su quello là del corso obbligatorio, che prevederà ovviamente ulteriori servizi aggiuntivi, proprio perché stiamo poi ovviamente commensionando i due corsi, cioè quello che oggi proponiamo agli studenti che si stanno iscrivendo con noi è quello poi di iscriversi sia al corso, quello là obbligatorio per appunto sostenere l'esame d'avvocato, ma allo stesso tempo iscriversi anche al corso del centro studi, perché diciamo che sommati questi due corsi possono dare la possibilità agli studenti poi di arrivare all'obiettivo principale, che è quello di superare l'esame d'avvocato. Ricordiamo allora che per iscriversi sia ai corsi di formazione obbligatoria che al nostro corso classico esame avvocato basta come sempre contattarci ai nostri profili e ai nostri canali personali, come ha già abbondantemente spiegato l'avvocato Savarese. Sicuramente ci contraddistingue e ci contraddistinguerà come sempre anche nei corsi di formazione obbligatoria un taglio pratico, una vicinanza ai nostri studenti e soprattutto alta formazione e professionalità, oltre al pacchetto bonus di servizi aggiuntivi. Leggo messaggi e commenti bellissimi da parte dei nostri studenti che confermano quanto detto dell'avvocato Savarese, quindi io vi ringrazio. Ora, chiarito questo punto, questo primo step fondamentale, veniamo adesso a quello che è il secondo step e il secondo focus, diciamo ad oggetto appunto della diretta di oggi, che è quella che riguarda invece la modalità dell'esame di avvocato. Ecco, avvocato, in riferimento alla modalità dell'esame di avvocato, in qualità ricordo anche di delegato, tra l'altro tra i più giovani avvocati, al Congresso Nazionale Forense che si è già tenuto a Lecce, e ricordo ancora che è stato anche presentato da lei una mozione al riguardo. Che cosa ci può dire? Quali informazioni in più, ecco, ci può dare a riguardo? Allora, sì, io stavo diffondendo un po' la nostra diretta. Grazie per aver ricordato che sono il più giovane avvocato. In realtà c'è una collega, mi sembra del foro di Brescia, che ha superato questo primato per un mese, quindi diciamo che sono l'avvocato uomo del Congresso Nazionale Forense più giovane, ma questo lo dico non, insomma, per sottolineare questo aspetto, ma per cercare di far capire quanto ci tengo a far passare il messaggio di importanza che ha lo svolgimento dell'esame d'avvocato. Perché, Giussi, a volte si prende poco in considerazione questo aspetto, ma in realtà, se noi ragioniamo, tutto il sistema dell'avvocatura parte da là. Cioè, prima di esercitare la professione, prima di diventare avvocati, bisogna ovviamente arrivarci. E lo dico con estrema sincerità, si sta rendendo sempre tutto più difficile. Cioè, anziché facilitare le cose, le cose si rendono più difficili. E già partiamo dal presupposto che chi si laurea in giurisprudenza non è che fa una passeggiata, forse tu lo sai bene, come lo sanno tutti gli studenti che ci stanno seguendo. Quindi una persona si laurea in giurisprudenza, dice: mazza, oh, mi sono laureato, adesso inizio a lavorare, vai. Assolutamente no. La pratica, l'insegnamento, le udienze in tribunale, gli adempimenti, la gavetta, lo abbiamo fatto tutti, lo continuiamo a fare, lo faremo sempre, perché poi il bello di questa professione è che non bisogna mai considerarsi arrivati, ma io questo penso in tutto nella vita, no? E con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che io ho fatto una proposta come delegato al Congresso Nazionale Forense, tra l'altro è una proposta scritta da un po' di amici, di persone che poi hanno sostenuto la mia candidatura quando mi sono
candidato, anzi li ringrazio personalmente tutti quanti. E questa proposta doveva essere discussa al congresso di Lecce, poi è stata rimandata per motivi di servizio legati alle linee programmatiche del CNF, e quindi abbiamo spostato questo appuntamento ad ottobre. Quindi, come si dice, ca cade a fagiolo, come direbbe il mio amico l'avvocato Torrese, perché poi alla fine, ovviamente, la prossima modalità si discuterà nel mese di, cioè le prossime domande per poter partecipare alla successiva modalità d'esame fanno capo proprio a quel mese, al mese di ottobre, al mese di novembre. Quella è più o meno la data entro la quale bisogna fare poi la domanda per il nuovo esame. Però partiamo da un dato di base, a prescindere dalla mia proposta, che poi ne parleremo, perché oggi chi ci segue vuole sapere effettivamente ma come si svolgerà questo esame d'avvocato, cioè quali saranno le prossime modalità. E allora io parto da giurista qual sono, anche da un dato certo, che è il decreto legge mille proroghe, perché il decreto legge mille proroghe, quindi faccio riferimento al decreto legge 198 del 2022, precisamente articolo 8,4 ter lettera B, quindi segnate bene queste date, cioè questi riferimenti normativi. Che cosa ci dice? Ci dice che viene nuovamente rinviato di un anno, quindi alla data del 2024, l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Quindi, che cosa ci dice l'interpretazione normativa di questo decreto? Che l'attuale modalità dell'esame orale rafforzato, che ricordiamolo, è stata introdotta in un periodo di emergenza Covid, quando c'era la pandemia, che quindi non si poteva partecipare con la modalità scritta. E quindi che cosa è successo? È successo che questa modalità oggi, secondo l'interpretazione, attenzione che non penso la di Alessio Savarese, ma è un'interpretazione. Come richiamo l'articolo 12 delle preleggi, ecco, facciamo anche un po' di diritto sia processuale, civile che costituzionale, quindi interpretazione oggettiva, ci dice che oggi la modalità deve restare questa, cioè quella dell'orale rafforzato, anche per la prossima sessione. E io personalmente, come delegato al Congresso nazionale, il Centro Studi Calamandrei, che oggi si afferma sulla scena nazionale, perché fare formazione non vuol dire solo fare i corsi e basta, ma vuol dire intervenire anche sul sistema, in questo caso di istruzione e di formazione dei nostri colleghi. Si batterà affinché questa modalità resterà invariabile. Perché abbiamo ritenuto, proprio noi che siamo operatori del campo, che tra la modalità dell'orale e la modalità, quella recente, dello scritto, sicuramente questo è un sistema molto più meritocratico. E quindi per queste ragioni noi abbiamo presentato una proposta che verrà poi discussa ad ottobre. Oggi mi dispiace che il vice ministro Sisto non è presente, ma per impegni istituzionali è sempre stato molto vicino alla nostra scuola. Sicuramente avremo occasione con lui di parlare di questa cosa, però vi anticipo già che non ci sono anche sotto questo punto di vista novità giuridiche, cioè dobbiamo iniziare a porre l'attenzione sul tema, e l'attenzione sul tema lo dobbiamo iniziare a porre noi che siamo gli operatori, quindi anche le altre scuole, il Consiglio Nazionale Forense, ma anche i diretti interessati, anche voi praticanti avvocati dovete iniziare a attenzionare, a come dire, a sollecitare, ecco, sollecitare gli organi competenti
a far sì che questa modalità possa restare tale. Quindi, ritornando al discorso, tra l'altro ne approfitto perché poi magari se qualche studente la vuole vedere, io insomma la girerò con molto piacere la mozione che abbiamo scritto, dove praticamente io insisto per la conferma della modalità dell'orale rafforzato e tra l'altro inizio a parlare di un'altra questione, perché il problema non è quando uno si laurea in giurisprudenza e dopo deve fare la professione, il problema sta a monte nelle università. Perché io lo dico in maniera molto aperta, si era proposto, non so se ricordate, tempo fa, della liberalizzazione della facoltà di medicina, no? Cioè di evitare il numero chiuso a medicina. Poi questa cosa non è andata più in porto. Oggi medicina, comunque, se Giussi me lo conferma, è ancora il numero chiuso, se non sto dicendo cavolate. Quando io mi sono permesso di avanzare questa proposta del numero chiuso a giurisprudenza, tutti mi hanno guardato e hanno detto: allora tutti gli avvocati mi danno ragione. Se vai a parlare con gli studenti universitari, invece giustamente non mi danno ragione. E allora è un po' anche l'evoluzione della vita, cioè che cosa voglio dire? Che chi oggi affronta l'esame d'avvocato trova anche una grande problematica di numeri, di percentuali, perché non lo possiamo negare questo fatto. Cioè non è normale che in Italia c'è un numero così elevato di avvocati, ma soprattutto di persone che vanno a fare l'esame d'avvocato e che magari non si sono visti nemmeno una volta in un tribunale. Allora, con questo che cosa voglio dire? È inutile se dopo la laurea in giurisprudenza bisogna iniziare a fare corsi, pratica, controcorsi, esame per un titolo di Stato che oggi non dà nemmeno un'indennità a chi supera questo esame. Cioè stiamo rendendo difficile qualcosa che in realtà dovrebbe essere facile. Ma per quale ragione? Perché non ci si concentra sull'apice del problema, che è un sovraffollamento in questo caso delle facoltà di giurisprudenza. Perché io, ragazzi, lo dico con molta sincerità, io l'università l'ho frequentata, l'ho fatta e l'ho fatta anche in maniera attiva, essendo rappresentante per quasi 5 anni alla Federico II a Napoli, e quindi so le problematiche collegate al sovraffollamento dell'università. Conosco bene i numeri delle facoltà di giurisprudenza e conosco bene anche che non sono tanti che scelgono giurisprudenza perché amano il diritto, ma perché molti tanti la utilizzano anche come facoltà di ripiego. Questo lo voglio dire proprio apertamente. Allora, che cosa voglio dire? Nel momento in cui si inizia a limitare l'ingresso nelle università, sono estremamente convinto che sicuramente il sovraffollamento che poi c'è all'esame d'avvocato si va a diminuire, perché non tutti poi i laureati in giurisprudenza decidono poi di sostenere l'esame d'avvocato. Ma se i laureati in giurisprudenza sono così esorbitanti in tutta Italia, e non ci dimentichiamo due cose importanti che sono accadute negli ultimi anni. Uno, le università telematiche. Due, anche oggi la possibilità di iscriversi a più facoltà di laurea insieme. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, per arrivare alla sintesi, poi ci confrontiamo con le domande se ci sono, che non si possono bacchettare e mettere al patibolo tutti i praticanti avvocati tra corsi, controcorsi, pratica forense ed esame di Stato estremamente difficile, ma dobbiamo puntare all'apice del problema cercando di risolverlo nel migliore dei modi. E su questo io mi batterò sia al prossimo Congresso Nazionale Forense a Roma, ma anche tutti gli altri canali istituzionali che abbiamo, tra l'altro Giusy ve lo dirà. Noi faremo proprio delle rubriche specifiche ora
fin quando non abbiamo conoscenza sia sulle modalità, ma anche sulle date, perché non mi dimenticate che l'anno scorso, per avere queste benedette date d'esame, abbiamo dovuto buttare il sangue, cioè abbiamo fatto degli approfondimenti invitando tutti gli onorevoli delle commissioni giustizia della Camera e del Senato per cercare di attenzionare il problema. Questo per farvi capire quanto la scuola Calamandrei è vicina alle problematiche dei nostri studenti. Giussi, io ti passo la parola, guardavo le tue facce perché secondo me, io non sto leggendo le domande, ma ci sono delle domande secondo me particolari, io sono pronto a risponderle, figurati, e sono pronto ad ascoltare. No, la mia faccia era dovuta al fatto che vedo un bel riscontro di commenti, insomma, come sempre l'avvocato Savarese è impeccabile nel catturare interesse, ovviamente non solo perché è un brillante comunicatore, ma anche per l'importanza dei temi che di volta in volta affronta. Allora, leggo commenti di Federica che dice assolutamente d'accordo con il numero chiuso, tra l'altro pubblicamente mi schiero anche io in favore di questa proposta, infatti ho collaborato anche io alla scrittura, alla stesura della mozione presentata dall'avvocato Savarese e continueremo su questa linea, su questo fronte, perché anch'io ritengo che il problema sia a monte, sia la base e che debba esserci appunto una svolta da questo punto di vista. E poi leggo un commento da parte di Sebastiano, il quale dice, chiede l'avvocato: avvocato, lei che è delegato al Congresso Nazionale Forense, ha mai pensato di fare una proposta per far approvare un decreto che salvi comunque il superamento della prima prova d'esame per la sessione successiva, anche nel caso che non si superi poi la seconda prova? Domanda molto interessante. Me la puoi ripetere perché vorrei risponderla bene, per favore. Allora, Sebastiano sostanzialmente chiede se, dato che lei è delegato al Congresso Nazionale Forense, se ha mai pensato di proporre, di far approvare un decreto che vada a salvare il superamento della prima prova orale nel caso in cui non si superi la seconda prova, come se si andasse a congelare quel superamento della prima prova orale. Guarda, bellissima domanda, è una cosa a cui non ho mai pensato, ma a questo punto ne parlerò nel congresso di Roma. Io penso che Sebastiano ha sollevato una grande questione che poi prende anche tanti dei nostri studenti, cioè il fatto che molti di loro superano la prima prova, vanno a fare la seconda e poi devono ripetere nuovamente tutto l'esame. Secondo me anche questo potrebbe essere una modifica importante, forse nell'ottica del nuovo esame. A questo punto ne stiamo parlando, ricordiamo come si svolge attualmente l'esame dell'orale rafforzato, anche perché ci stanno seguendo tanti studenti appena laureati in giurisprudenza che giustamente si stanno un attimo preoccupando, dicono ma tutto questo mi aspetta, state tranquilli, preparatevi con la nostra scuola e non avrete problemi, sto scherzando, in realtà no, però vi dico è molto più difficile a dire che a fare. Con la giusta preparazione, con il giusto metodo, poi questo esame si supera. Allora, Sebastiano ovviamente solleva una questione che, tra l'altro, ora la segno, in modo tale che quando ci sarà la discussione della mozione mia, che è la numero 95, la potete trovare tranquillamente sul sito del Consiglio Nazionale Forense oppure su internet, e tra l'altro chi è interessato a leggerla la possiamo mandare a tutti coloro che stanno partecipando. Come si svolge attualmente l'esame d'avvocato? L'esame d'avvocato oggi si chiama esame d'avvocato rafforzato. Perché? Perché sostituisce le precedenti modalità che erano scritte, perché oggi l'esame è completamente orale e si struttura in due prove. La prima prova, che ha una durata circa più o meno di 60 minuti, prevede la sottoposizione al candidato di un quesito giuridico che può essere scelto dal candidato tra le seguenti materie: civile, penale e amministrativo. Ora, superata la prima prova, c'è una seconda prova che è sempre orale, dove il candidato affronterà 5 materie scelte da lui
alla luce della presentazione della domanda. Ovviamente le materie possono essere diverse: diritto pubblico, diritto amministrativo, processuale civile, processuale penale. Lo stesso diritto penale e civile, perché che cosa prevede oggi l'esame? Che se voi avete scelto quella materia nella prima prova, nella seconda dovete scegliere la materia contrapposta. Quindi chi sceglie civile nella prima prova dovrà portare penale nella seconda, o viceversa, chi sceglie penale nella prima dovrà portare, in questo caso, civile nella seconda. E questa è la modalità con la quale si affronta oggi l'esame. Sebastiano fa un ragionamento giustissimo, dice: dopo che io comunque mi sono fatto il BIP per superare la prima prova, giustamente vado a fare la seconda, non la supero, devo ripeterla tutta quanta. È assolutamente una valutazione da sottoporre all'attenzione del legislatore. Sicuramente Sebastiano mi ha dato un'idea da sottoporre, anzi questi webinar, queste dirette servono proprio a questo, ad avere un confronto con i diretti interessati, perché oggi il problema un po' del sistema italiano, ma un po' di tutti gli stati, è che alla fine le leggi vengono fatte non dai diretti interessati. I diretti interessati in questo caso siamo noi come operatori e formatori, ma voi come persone che poi vanno a affrontare sostanzialmente l'esame. Grazie a Sebastiano per questo spunto. E poi ancora leggo una domanda da parte di Gaetano, e qui ci spostiamo sul fronte formazione, sulla nostra formazione, o meglio su cosa offriamo, perché Gaetano ci chiede se offriamo anche specificamente delle lezioni individuali per la preparazione all'esame di avvocato. Gaetano, ti saluto con grande affetto. Se parliamo dell'avvocato Guarino, mi confermi che lui è giusto? Benissimo. Lo saluto con grande affetto, tra l'altro anche Gaetano fa parte del nostro team e, devo dire la verità, dà un grande contributo. A questo punto consentimi, Giusy, anche pochi secondi, anche se pochi non valgono il valore che tutte queste persone danno alla nostra scuola, ma di ringraziare tutto il team del Centro Studi Calamandrei. A volte emergono solo determinate persone nei nostri webinar, però c'è un lavoro a monte, dall'ufficio di segreteria a tutti i nostri docenti, a tutti i collaboratori che pubblicizzano le nostre attività. Tra l'altro a breve ci inizierete a vedere anche nei tribunali, quindi preparatevi, non vi spaventate quando ci vedrete. Quindi voglio fare un grande ringraziamento a tutto il team, e tra questi Gaetano sicuramente rientra nella nostra squadra. Detto questo, sì, ci sono anche delle lezioni individuali che noi facciamo per la preparazione dei nostri corsi, per esempio per l'esame d'avvocato, sia per la prima che per la seconda prova, noi assegniamo allo studente un docente con il quale si vanno poi a concordare sia le modalità che i tempi della preparazione. Sono lezioni individuali online, molto comode, perché rispondono a quelli che sono gli orari e le esigenze dei nostri studenti, quindi molti si organizzano anche direttamente con il docente e loro possono scegliere tra un pacchetto di 10, 20, 30, 40 e 50 lezioni. Tra l'altro, una cosa che forse non ho detto, però è importante ricordare, è che le nostre lezioni possono essere riviste anche in differita. Questo è un grande vantaggio per i nostri studenti, perché vuol dire che tutte le lezioni possono essere riviste in maniera illimitata, tutte le volte che volete, quando volete, dove volete, fino alla fine delle prove d'esame. E questa è una cosa estremamente importante. Assolutamente, leggo ancora un altro commento da parte di Alessandro, il quale ci chiede all'avvocato: salve avvocato, lei è d'accordo con l'obbligo di dover portare necessariamente sia penale sia civile nelle due prove d'esame? Credo che oramai sono pochi gli studi che permettono di fare una pratica su entrambe le materie, d'altronde per il mercato odierno sarebbe controproducente, a mio avviso, dedicarsi forzatamente ad entrambe, male. Che ne pensa? Beh, allora, innanzitutto sono contento che mi state facendo tutte queste domande, perché
vuol dire che c'è attenzione su queste modalità dell'esame. Ecco, sarebbe bello che anche gli organi competenti iniziassero a fare più iniziative sotto questo punto di vista, ma ripeto, noi le faremo tantissime. Tra l'altro, vi ricordo di nuovo l'appuntamento del 20 maggio, sia online che in presenza, dove terremo l'open day del corso d'esame d'avvocato e dove parleremo ancora in maniera più approfondita su queste cose. Soprattutto vogliamo avere qualche anticipazione sulle date, non vogliamo arrivare di nuovo a fine ottobre o a inizio ottobre a supplicare: dateci le date d'esame, dateci le date d'esame, anche perché consentitelo o consentiteci di poterci preparare nel migliore dei modi e preparare gli studenti nel migliore dei modi. Tra l'altro ricordo anche una cosa che non ho detto, che però è importante, che si possono utilizzare dei codici per la preparazione dell'esame d'avvocato, quindi possono essere utilizzati anche in sede d'esame, codici che possono essere annotati ma non con la dottrina. Quindi questo è molto importante anche da dire nell'ottica della preparazione. Rispondendo alla domanda di Alessandro, beh, diciamo che oggi un po' la modalità dell'orale rafforzato va a colmare in parte la domanda che fa Alessandro, cioè quando tu affronti la prima prova, tu hai la possibilità di scegliere tra civile, penale e amministrativo, che sono un po' i tre rami standard diciamo, del diritto, e quindi non c'è l'obbligatorietà di scegliere, per esempio, una materia diversa da quello che uno esercita allo studio. Non è detto, io conosco tanti studenti che poi hanno scelto anche materie diverse da quelle che hanno effettivamente svolto. Forse una cosa che andrebbe fatta e che si potrebbe discutere è che anche questo segno, anzi Giusy, ti invito a queste domande di Alessandro e Sebastiano di disegnarle in modo da tenerle oggetto nella prossima riunione che noi facciamo della nostra scuola. Anzi, ne approfitto, noi siamo sempre alla ricerca di figure di nuovi collaboratori. Quindi, qualora siate interessati a entrare nella nostra famiglia, potete contattarci e appunto far parte del nostro team. Quindi, noi facciamo anche delle riunioni, vedete, per cercare di migliorare quello che è il nostro sistema. Ritornando alla domanda di Alessandro, come potremmo superare o accogliere la richiesta legittima che fa Alessandro, evitando l'obbligatorietà della materia contrapposta nella seconda prova? Cioè, se io scelgo civile o penale o amministrativo nella seconda prova, perché poi devo essere obbligato, cioè, chiedo scusa, nella prima prova orale, quindi non nella seconda, perché poi devo essere obbligato a portare la materia contrapposta? Diamo libertà di scelta ai nostri studenti sulle materie che vogliono scegliere. Quindi, secondo me, si potrebbe superare proprio in questo modo, anche perché giustamente Alessandro solleva la questione: non tutti gli studi fanno sia una pratica di penale civile, e quindi mi rendo conto che sotto questo punto di vista non è facile. Allora, io ringrazio tutti per averci seguito, non vedo altre domande, ringrazio chiaramente l'avvocato Savarese per averci dato comunque ugualmente tante nozioni importanti sul tema sia che riguarda l'esame di avvocato, o meglio la modalità dell'esame di avvocato, che il tirocinio forense obbligatorio. Vi invito a restare connessi su tutti i nostri canali social per tutti i prossimi appuntamenti, a partire da quello che ci sarà tra qualche ora alle ore 19 e ovviamente vi invito poi a restare connessi anche per la rubrica webinar dialogo con ospite che con oggi appunto è partita. Avremo tanti altri ospiti istituzionali, ritornerà anche il vice ministro Sisso e quindi grazie a tutti, non perdetevi nessuna nostra diretta, nessuna nostra no, nostro appuntamento perché appunto ce ne saranno tanti altri. Grazie, buon proseguo di giornata. Ciao!